Allora, accomodatevi ragazzi, io sono molto contenta di vedere questo auditorium pieno e vi ringrazio di essere venuti. Sono onoratissima di avere... Accomodatevi, qui ci sono dei posti avanti. Sono onoratissima di avere nel mio liceo il professor Antonio Prete, il maggior esperto di leopardi a livello italiano ed europeo. Quindi abbiamo davvero un nome e una persona importantissima. Già docente di letteratura comparata presso l'Università di Siena, ha tenuto lezioni e conferenze nelle più importanti università europee ed americane. Ha tradotto Baudelaire, in presidenza ci ha fatto, sia a me che a Franco, che poi vi presenterò, una lezione bellissima su Baudelaire. Noi abbiamo ascoltato in silenzio, in religioso silenzio, perché è stato per me un grandissimo dono, perché parla in una maniera così fluida e ve ne renderete conto adesso che lo ascolterete. Studioso della poesia italiana internazionale, il suo lavoro più importante è Il pensiero poetante, chiave importante per entrare nella sua idea di cultura. Svolge attività di traduzione e in particolar modo si dedica al racconto e alla poesia. Con noi Franco Ungaro. Franco Ungaro, il coordinatore del progetto Solo per giovani favolosi, dal mito all'infinito Leopardi, oggi lo inauguriamo, direttore di teatro, e ha diretto per 30 anni i Cantieri Coreia. Autore di articoli e di libri, ha recentemente fondato AMA, Accademia Mediterranea dell'Attore, e noi come liceo siamo onorati di essere partner di questa accademia. Io passo subito la parola a Franco Ungaro, perché vi dirà in poche parole il progetto che andremo a realizzare quest'anno, e saluto Alessandra Crocco, che già collabora con noi da 2 anni. Sei amata. Volevo semplicemente ringraziare tutti coloro che sono venuti anche da lontano, e in particolar modo Giuliana, Enrica, persone che mi onoro sempre di accogliere nella mia scuola. Un grazie veramente di cuore a tutti voi, non mi dilungo oltre, Franco, a te. Grazie. Ringrazio la preside e tutti quanti voi per essere qui a questa serata di introduzione, di apertura al progetto Solo per giovani favolosi, che è un progetto appunto che dedicato a Giacomo Leopardi, e che quest'anno vedrà impegnato questo liceo in numerose attività. Ci saranno incontri come questi con Antonio Prete ed altri scrittori, autori, conoscitori, esperti della poesia e del pensiero leopardiano. Avvieremo un laboratorio teatrale che sarà diretto appunto dall'attrice Alessandra Crocco, con un gruppo di studenti di questo liceo, con l'idea di realizzare uno spettacolo che ha come punto di partenza il film che è stato diretto da Mario Martone, ma anche ispirato ad un lavoro teatrale che sempre Mario Martone ha fatto sulle operette morali di Leopardi con il Teatro Stabile di Torino. Il mio desiderio è quello di avvicinare quanto più alla gente comune anche, quello che è la poesia e l'opera di Leopardi, perché credo che le sue idee, i suoi pensieri siano quanto mai attuali e siano vicini soprattutto a
ad una epoca della nostra vita che è molto particolare, che è l'epoca dell'adolescenza. Per questo credo anche che questo spiega anche il successo che il film di Mario Martone ha avuto in tutta Italia e sta avendo nel mondo. Quindi incontreremo anche gli attori che hanno girato il film con Mario Martone, attori che hanno fatto lo spettacolo con Mario Martone, quindi con loro avremo modo anche di approfondire questa tematica. Io sono davvero molto felice e onorato di avere qui Antonio Prete questa sera e di avere una platea così numerosa, perché dimostra, diciamo, quanto l'interesse per diciamo, una cultura che si fa anche militanza attiva, partecipazione attiva, è importante in questo nostro territorio. Non penso, non per piaggeria, non credo ci siano scuole così che rispondano in maniera così forte a stimoli culturali di questo tipo. Antonio è una personalità conosciuta a livello internazionale ed mi piace anche sottolineare il fatto che sia di Copertino, originario di Copertino, e che nella sua persona confluiscono tanti interessi, anche l'interesse per questa figura importante di santo che noi abbiamo, che è San Giuseppe da Copertino, di cui Antonio è un grande conoscitore, e tramite San Giuseppe da Copertino l'incontro e la conoscenza con Carmelo Bene, che è un altro nostro grande salentino, che è stato poi la persona che ha fatto conoscere questa figura di santo nel mondo teatrale, no? E quindi questo progetto è un po' anche un modo per attraversare diversi linguaggi artistici, che è il linguaggio della poesia, della scrittura, della letteratura, il linguaggio del teatro, il linguaggio del cinema, no? E oggi è sempre più importante lavorare anche con questo approccio, con questa metodologia. Grazie a tutti e passo la parola ad Antonio Preta. Antonio, vuoi che facciamo leggere Alessandra? Sì. Allora Alessandra, scusa. Amelio, filosofo solitario, stando una mattina di primavera coi suoi libri, seduto all'ombra di una sua casa in villa e leggendo, scosso dal cantare degli uccelli per la campagna, a poco datosi ad ascoltare e pensare e lasciato il leggere, pose mano alla penna e in quel medesimo luogo scrisse le cose che seguono. Sono gli uccelli, naturalmente, le più liete creature del mondo. Non dico ciò in quanto se tu li vedi o li odi sempre ti rallegrano, ma intendo di essi medesimi in sé, volendo dire che sentono giocondità e letizia più che alcun altro animale. Si vengono gli altri animali comunemente seri e gravi, e molti di loro anche paiono malinconici. Rade volte fanno segni di gioia, e questi piccoli e brevi. Nella più parte dei loro godimenti e diletti non fanno festa né significazione alcuna di allegrezza. Delle campagne verdi, delle aree cristalline e dolci, delle vedute aperte e leggiadre, dei soli splendidi, delle aree cristalline e dolci, se anche sono dilettati, non ne sogliono dare indizio di fuori. Eccetto che delle lepri si dice che la notte, ai tempi della luna e massime della luna piena, saltano e giocano insieme compiacendosi di quel chiaro, secondo che scrive Senofonte. Gli uccelli
si dimostrano nei modi e nell'aspetto lietissimi. E non da altro procede quella virtù che hanno di rallegrarci con la vista, se non che le loro forme e i loro atti per natura denotano abilità e disposizione speciale a provare godimento e gioia. Per ogni diletto e ogni contentezza che hanno, cantano. E quanto è maggiore il diletto o la contentezza, tanto più lena e più studio pongono nel cantare. E cantando buona parte del tempo si inferisce che ordinariamente stanno di buona voglia e godono. E sebbene è notato che mentre sono in amore cantano meglio e più spesso e più lungamente che mai, non è da credere però che a cantare non li muovano altri diletti e altre contentezze fuori di quell'amore. Si vede palesemente che al dì sereno e placido cantano più che all'oscuro e inquieto, e nella tempesta si tacciono, come anche fanno in ciascun altro timore che provano, e passata quella, tornano fuori cantando e giocando gli uni con gli altri. Similmente, si vede che usano di cantare in sulla mattina allo svegliarsi, a che sono mossi parte dalla letizia che prendono da quel giorno nuovo, parte da quel piacere che è generalmente a ogni animale sentirsi ristorati dal sonno e rifatti. Anche si rallegrano sommamente delle verzure liete, vallette fertili, delle acque pure e lucenti, del paese bello. Nelle quali cose è notabile che quello che pare ameno e leggiadro a noi, quello pare anche a loro. Si può conoscere altresì dalla condizione di quei luoghi alla campagna, nei quali è più frequenza di uccelli e il canto loro assiduo e fervido. Gli altri animali, se non forse quelli che sono domesticati e usi a vivere con gli uomini, pochi fanno quello stesso giudizio che facciamo noi dell'amenità e della vaghezza dei luoghi, e non è da maravigliarsene, perché non sono dilettati se non solamente dal naturale. Ora, una grandissima parte di quello che noi chiamiamo naturale, naturale non è, anzi, è piuttosto artificiale, come a dire, i campi lavorati, gli alberi e le altre piante educate e disposte in ordine, i fiumi stretti infra certi termini e indirizzati a certo corso e cose simili, non hanno quello stato né quella sembianza che avrebbero naturalmente. In modo che la vista di ogni paese abitato da qualunque generazione di uomini civili e gli altri luoghi dove gli uomini si riducono a stare insieme è cosa artificiata e diversa molto da quella che sarebbe in natura. Dicono alcuni, e farebbe a questo proposito, che la voce degli uccelli è più gentile e più dolce e il canto più modulato nelle parti nostre che in quelle dove gli uomini sono selvaggi e rozzi. E concludono che gli uccelli, anche essendo liberi, pigliano alcun poco della civiltà di quegli uomini alle cui stanze sono usati. E ciò, o che questi dicano il vero o no, certo fu notabile provvedimento della natura l'assegnare a un medesimo animale il canto e il volo, in guisa che quelli che avevano a ricreare gli altri viventi con la voce fossero per l'ordinario in luogo alto, donde ella si spandesse all'intorno per maggiore spazio e pervenisse a maggior numero di uditori, e in guisa che l'aria, alla quale l'elemento destinato al suono, fosse popolata di creature vocali e musiche. Veramente, molto conforto e diletto ci porge, e non meno agli altri animali che agli uomini, l'udire il canto degli uccelli. E ciò, credo io, che nasca principalmente non dalla soavità dei suoni, quanta che ella si sia, né dalla loro varietà, né dalla convenienza scambievole, ma da quella significazione di allegrezza che è contenuta per natura, sì nel canto in genere, e sì nel canto degli uccelli in specie,
il quale è come a dire un riso che l'uccello fa quando egli si sente star bene piacevolmente. Onde si potrebbe dire in qualche modo che gli uccelli partecipano del privilegio che ha l'uomo di ridere. Avendo l'udito acutissimo e la vista efficace e perfetta, per la qual potenza godono tutto giorno immensi spettacoli, e dall'alto scoprono tanto spazio di terra e distintamente scorgono tanti paesi con l'occhio quanto appena si possa comprendere dall'uomo, si inferisce che debbono avere una grandissima forza e vivacità e un grandissimo uso di immaginativa. Infine, siccome Anacreonte desiderava potersi trasformare in specchio per essere mirato continuamente da quella che egli amava, o in gonnellino per coprirla, o in unguento per ungerla, o in acqua per lavarla, o in fascia che ella se lo stringesse al seno, o in perla da portare al collo, o in calzare che almeno ella lo premesse col piede, similmente io vorrei per un poco di tempo essere convertito in un uccello per provare quella contentezza e letizia della loro vita. Che mica è facile leggere così, vi assicuro, infatti è sudatissima, è un po', grazie Alessandra, ma tanto ti conoscono i miei ragazzi, quindi, e ti amano molto, lo ripeto. Passo la parola ad Antonio Prete. Grazie, è bello essere accolto in questo modo, dalla voce di Leopardi, una voce affidata ad altre voci, la voce di Carmelo Bene prima, e adesso la voce di Alessandra, che ha letto benissimo, come raramente mi è accaduto di sentire la lettura delle operette. Devo dire, mi è accaduto diverse volte di sentire leggere le operette, e però devo dire che questi brani degli Elogi degli Uccelli sono brani molto difficili e sono importanti per entrare dentro l'universo leopardiano. Dicevo, è bello essere accolto in questo modo anche dalla, oltre che dalle voci leopardiane, da voci amiche, no? dalla preside, da Franco Ungaro, da colleghi e le colleghe che ho incontrato prima di prendere adesso la parola. Cosa dire? Dunque, questa premessa di lettura è un passaggio dentro la scrittura dei Leopardi, che è una scrittura molto varia, come la varietà del canto degli uccelli, potremmo dire. È una scrittura che passa dal verso, la poesia, alla prosa narrativa, e alla prosa invece di intrattenimento fantastico, alla prosa di meditazione filosofica, passa nello Zibaldone, in questo grande manoscritto, no? che si portava dietro, questi quaderni si portava dietro nelle città dove andava, passa nello Zibaldone a una prosa che anche tante volte di rammemorazione, di ricordo, di racconto di sé, ma anche di riflessione sulla biblioteca degli antichi, sui classici, e anche sulla biblioteca dei moderni, sugli autori, gli scrittori, i filosofi moderni. Ecco, la prosa di Leopardi, la scrittura di Leopardi, ci propone una vastità di registri, di stili, di forme, di generi. E questo crea una difficoltà al lettore e all'interprete di Leopardi, perché la critica leopardiana, ma anche i lettori, hanno voluto chiudere Leopardi in alcune formulette, in alcune espressioni che fossero comprensive. Si capisce, didatticamente questo può servire, però Leopardi ci parla quando lo apriamo
E quindi la prima cosa che io consiglio è leggere Leopardi. La lettura di Leopardi, al di là delle interpretazioni, dei saggi critici, delle formule critiche, che spesso sono degli stereotipi. Pensiamo a quale, come è stereotipata la formula pessimismo, che non ci permette di cogliere invece la vitalità, la variabilità di registri, di toni, di situazioni di Leopardi. Voi avete sentito poco fa l'elogio degli uccelli, i passaggi fondamentali, ma certamente non potremmo raccogliere quelle pagine sotto la voce pessimismo, esattamente l'opposto. Qui c'è uno sguardo verso la natura, il canto, il riso degli uccelli, che è anche il riso degli uomini. Amelio, filosofo solitario, si propone di scrivere una storia del riso dopo. E dopo torneremo su questo. E quindi veramente bisognerebbe sgombrare un po' il campo dalle formule e dalle formulette. Questo mi accadde di fare quando molti anni fa cominciai a scrivere su Leopardi. Capii che bisognava anzitutto mettersi in ascolto di Leopardi. E il mio primo libro leopardiano, Il pensiero poetante, lo dichiarava all'inizio: stare in stato d'ascolto davanti alla parola di Leopardi. Per questo mi è piaciuto l'ingresso con la voce di Carmelo Bene, la voce dell'infinito, letta da un attore come Carmelo Bene. E quindi dobbiamo ascoltare Leopardi. Se ascoltiamo Leopardi, entriamo in un mondo che ci appartiene, un mondo che ci interroga. Troveremo delle frasi, dei pensieri, se leggiamo parte dello Zibaldone, se leggiamo i 111 pensieri, che sono molto brevi e che Leopardi ha scritto a Napoli negli ultimi giorni della sua vita. Quando leggiamo i canti, quando leggiamo una delle operette o più operette, troviamo qualcosa che ci riguarda, che ci interroga. Proviamo a fermarci, a riflettere un momento al margine della pagina, e vedremo che a un certo punto riusciamo a sentire quella parola, come fosse una parola che ha un suo timbro. E alcuni pensieri di Leopardi ci colpiscono radicalmente oggi, perché riguardano la contemporaneità. E a un certo punto, per esempio, se leggiamo il discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, uno scritto giovanile di Leopardi, no? In cui polemizza con quelli che si chiamavano romantici a Milano, polemizza sul tema della natura, cioè loro dicevano che si può rappresentare e si deve rappresentare la natura facendo sentire la voce della natura, eccetera. E Leopardi dice: ma come facciamo a rappresentare la natura oggi che la natura non è più davanti a noi? Perché la natura è trasformata, incrostata dall'incivilimento. La natura è diventata ragione, la natura è diventata civiltà, la natura è diventata estranea a noi. Si chiede il giovane Leopardi come abitare, è una sua frase, come abitare la natura in un mondo snaturato. Come abitare la natura in un mondo snaturato. Ditemi se questa frase, scritta nel 1818, non ci riguarda oggi. Come abitare la natura in un mondo snaturato. Allora, per Leopardi si tratta di ritrovare quella natura, di disincrostare la natura dall'incivilimento, ritrovare un respiro della natura, ritrovare quel poetico, lui dice, della natura, che è stato abbandonato. Cos'è il poetico della natura? Per Leopardi il poetico, quello che lui chiama poetico, è il luogo dell'indefinito, cioè tutto ciò che sfugge alla definizione, all'analisi, alla riduzione a concetto. C'è qualcosa che sfugge, che noi chiamiamo segreto, indicibile, inesplicabile, irriducibile al linguaggio, incomprensibile alla nostra geometria dei sentimenti, eccetera. Questo qualcosa per Leopardi è il poetico. Ebbene, nella natura c'è questo poetico, nella vita c'è questo poetico, e si tratta di non abbandonarlo, di non seppellirlo, di non dimenticarlo, di non rimuoverlo. Ecco, Leopardi mette in scena poi questo poetico
nella sua scrittura, negli idilli e nelle operette morali, nei canti, tutti i canti, gli idilli sono la parte iniziale dei canti, e anche nelle operette morali, mette veramente in scena questa sua idea di poetico. E allora oggi voglio solo trattenervi su l'infinito, cioè uno degli idilli, cioè si chiamano idilli, lo sapete magari anche dalla scuola, l'idilio è un termine, idilio è un termine greco, voleva dire il termine della poesia di Teocrito, di Bione, poi di Virgilio, di Mosco, greco, cioè idilio è la poesia che ha a che fare con la natura, che mette in scena la natura, che rappresenta forme della natura. Ma Leopardi conserva la parola idilio con una vena di ironia, cioè faccio degli idilli, cioè faccio delle poesie che rappresentano la natura, ma questa mia descrizione è qualcosa che rovescia la rappresentazione, non è solo rappresentazione, è interrogazione su di me, sull'universo, sull'esistenza individuale e universale. Cioè l'idilio è semplicemente un pretesto per mettere in scena poeticamente le domande che più contano, le domande su chi sono, su qual è il mio rapporto con l'esistenza, qual è il mio rapporto con gli altri, cos'è il dolore, perché il dolore, e così via. Dunque, capite che la poesia di Leopardi si presenta subito, fin dalla sua prima giovinezza, si presenta come una poesia di grande interrogazione e di grande coinvolgimento del pensiero. E allora io vorrei semplicemente fermarmi sull'infinito per un po' e poi ritornare all'Elogio degli Uccelli, alle operette, ma in particolare a qualche passaggio dell'Elogio degli Uccelli che avete ascoltato. E allora, per quanto riguarda l'infinito, tutte voi avete presente il testo, no? Lo abbiamo nella mente, è la poesia italiana più nota nel mondo, perché è la poesia italiana più tradotta nel mondo, in tantissime lingue, molte lingue africane, molte lingue orientali, in tutte le lingue europee, l'infinito è tradotto. Dunque, in qualche modo, è un passaporto poetico italiano, l'infinito. E dunque una poesia che dovremmo apprendere, se ancora non l'abbiamo mandata a memoria, no? Un tempo si usava mandare a memoria molte poesie, quando io ero ragazzo, quando andavo a scuola, bisognava, fin dalle scuole elementari, imparare a memoria molte poesie. E poi così alle scuole medie, così al liceo, e si arrivava con una specie di dossier interiore, no? Di cartella interiore di poesie mandate a memoria. E dunque l'infinito è una poesia che ha dentro tutto il pensiero di Leopardi, una poesia miracolosa perché è scritta a 21 anni, che però in qualche maniera annuncia il cammino del pensiero di Leopardi, annuncia gli indugi che avrà su tanti temi, sullo stesso tema dell'infinito, su cui si soffermerà nello Zibaldone più volte, in chiave proprio teorica, no? Chiedendosi che cos'è l'infinito, che cos'è il nulla, qual è il rapporto tra l'infinito e il nulla, possiamo dire l'infinito, possiamo dire il nulla, oppure sono irrappresentabili. Dunque, allora, partiamo dal primo verso. Questo primo verso, sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ecco, fermiamoci un momento su questo inizio. Questo sempre caro mi fu quest'ermo colle. Questo sempre caro è una dichiarazione affettiva. Il sempre
questo avverbio della temporalità sconfinata, no? Una temporalità che non ha limite, sempre caro. Quindi l'aggettivo iniziale è un aggettivo semplice, un aggettivo quotidiano, l'aggettivo classico della affettività, della tradizione italiana, no? Con cui ci rivolgiamo a una persona, caro, cara, eccetera. Pensate questa, queste due parole così ovvie, no? Sempre caro, e a un certo punto messe all'inizio di un verso si muove, no? Nei confronti via via prende respiro fino a mostrare il colle, ecco, queste due parole acquistano senso. Sempre caro mi fu quest'ermo colle. Questo mi fu indica un'appartenenza temporale. Mi è appartenuto affettivamente questo colle solitario, no? Ermo. Ermo è già una parola che Leopardi riconosceva tra le parole cosiddette poetiche. Ermo, notturno, solitario. Diceva che sono delle parole che hanno dentro di sé il senso della lontananza e il senso dell'indefinito in quanto parole. E tra queste metteva anche la parola ermo. E quindi sempre caro mi fu quest'ermo colle. C'è lo sguardo, no? Lo sguardo verso questo colle, ma uno sguardo interiore. Il primo sguardo è quello interiore, la percezione di un'affettività, di una relazione con questo colle. E questa siepe, quindi il colle viene nominato con il dimostrativo, l'aggettivo dimostrativo questo, e la siepe viene nominata con l'aggettivo dimostrativo questa. Probabilmente prendo questo. Sì, sì. Bene. Allora, questo primo verso, sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, già ci mostra davanti un oggetto, un colle, una siepe, un altro oggetto, indicati quasi con una prossimità, una vicinanza incredibile, perché quando diciamo questo è come se toccassimo qualcosa. Ma a un certo punto questa affettività, questa relazione così dichiarata, questa presenza così forte, così visivamente segnata, così posseduta, questo e questa, a un certo punto viene presentata come la sorgente di una esclusione, cioè questo colle e questa siepe escludono qualcosa, si presentano come il limite, sono un limite, il limite oltre il quale c'è qualcosa che non vedo, no? Che di tanta parte, no? Il guardo esclude. Dunque c'è qualcosa che viene esclusa dallo sguardo, attraverso proprio dal colle e dalla siepe. E questo è il primo movimento che già presenta un paesaggio, ma lo presenta per quello che non mostra, per quello che non dice, per quello che nasconde. E allora il lettore capisce che è l'aldilà, è il nascosto, è il non visibile, che è oggetto dell'idillio. Qui siamo già al rovescio dell'idillio. L'idillio non è più la descrizione di quello che c'è, ma la descrizione di quello che non appare. No? E è la lontananza che interessa al poeta. Ecco, a me è accaduto anni fa di lavorare sul tema della lontananza per un libro che poi ho intitolato Trattato della lontananza, della lecania in traduzione spagnola. E in Spagna hanno fatto un blog attorno a questo termine lecania, che ha il titolo del libro Trattato della lecania, dove molti anche ragazzi mettono delle immagini della lontananza, cioè orizzonti, cieli, tutto ciò che in qualche modo sfugge al limite. Ecco, l'infinito è una poesia che si presenta come poesia della lontananza, una lontananza che però è tutta interiore, cioè è dentro una conoscenza che dobbiamo fare noi dentro di noi. E infatti vediamo che subito c'è qualcosa di già nominato, cosa? L'ultimo orizzonte. Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
cioè non posso guardare l'ultimo orizzonte. La collina e la siepe impediscono di vedere l'ultimo orizzonte. Vedere l'orizzonte dal punto di vista del vedere, torno al Trattato della Lontananza, dove avevo dedicato il secondo capitolo proprio all'orizzonte, dal punto di vista del vedere l'orizzonte è fondamentale, perché l'orizzonte è qualcosa che sta sempre davanti a noi. L'orizzonte, non il muro, no? Oggi siamo abituati a vedere purtroppo dei muri che nascono, no? che vengono costruiti, vengono edificati per separare, per impedire, per bloccare i passaggi, i movimenti, no? Storici, epocali. Il muro è sempre, elevare un muro significa sempre non riconoscere, no? Che siamo nel movimento, nel passaggio, che siamo tutti in un'esistenza nomade. L'orizzonte invece è proprio del nomade, l'orizzonte è quello che appare in fondo al mare, in fondo al deserto, quello che non è impedito. L'orizzonte è sempre davanti a noi, noi andiamo verso l'orizzonte e l'orizzonte è sempre oltre noi, l'orizzonte non lo raggiungiamo mai, è sempre davanti. Ecco, ebbene, questo orizzonte, questo ultimo orizzonte, viene nascosto, ma questo nascondimento per il poeta è sorgente di una rappresentazione, di un'immaginazione. Ecco, qui comincia, no, la drammatizzazione interiore. L'infinito è una poesia tutta interiore, è una poesia del teatro interiore. E perché il poeta torna a guardare quello che non vede, torna a guardare quello che non è visibile, e lo torna a guardare sedendo e mirando, cioè in una posizione che è quella meditativa della tradizione, anche se volete orientale. Sedere e mirare, no? Sedendo e mirando. Lo sguardo nella immobilità del corpo, è lo sguardo che si muove, no? Non il corpo. E questo sguardo che si muove, no? Si muove verso un orizzonte che è tutto interiore. E cosa vede questo orizzonte? Cosa c'è in questo orizzonte interiore? È un orizzonte sconfinato, è un orizzonte che non chiude, è un orizzonte che dischiude interminati spazi, sovrumani silenzi, profondissima quiete. Ecco le tre figure, che sono tre figure teoriche, tre figure visive, di una visività tutta interiore, che Leopardi presenta, interminati spazi. Cioè gli spazi percepiti attraverso il loro non termine, lo spazio senza termine. Aveva messo in una prima variante interminato spazio, ha voluto rompere anche, rompere proprio il sostantivo, portare la singolare, no? La pluralità, interminati spazi, gli spazi, non lo spazio, a indicare proprio lo sconfinamento, no? Come diciamo, gli spazi stellari. Ecco, e quindi primo movimento il non termine, l'assenza del termine, cioè il limite della siepe mi porta davanti all'illimite dello spazio. Dietro questo limite c'è un non limite, l'interminato, gli interminati spazi. E questo è proprio un movimento classico, questo del mettere davanti a sé il limite, avere coscienza del limite. Anche nella propria interiorità il limite è fondamentale, percepire il limite, perché senza il limite e la misura non c'è conoscenza e non c'è morale, ci dicono gli antichi, no? I filosofi antichi. Sul tempio di Delfi, no? Era scritto Gnotis Auton, conosci te stesso. Questo era il pensiero della saggezza, no? Si racconta che forse questo era stato scritto da un saggio, da un sapiente, forse da Chilone, forse da Solone, forse da una delle Pizie, che erano le sacerdotesse del tempio di Apollo a Delfi. Comunque questo per i greci fu un messaggio di conoscenza e un messaggio
morale, conosci te stesso. Cioè, questa è la interpretazione che davano frequentemente i filosofi greci. Conosci te stesso vuol dire conosci il tuo limite. La conoscenza del limite, quindi la misura, è il principio della sapienza. Ebbene, Leopardi porta questo limite dentro di sé, cioè il limite che sta dentro di sé, conosce il proprio limite, significa poter andare oltre questo limite attraverso l'immaginazione, attraverso la finzione. Vedremo, io nel pensiero mi fingo. Quindi, in terminati spazi, sovrumani silenzi, ecco un'altra figura, lo spazio, ma il silenzio. Il silenzio nominato anche questo per il suo eccesso. Un silenzio, non un silenzio umano, terrestre, conosciuto da noi, un silenzio sovrumano. Provo a immaginare un silenzio che sia oltre il silenzio, una sorta di meta silenzio, no? Sovrumano silenzio. E profondissima quiete, anche la quiete viene nominata nella sua accezione più profonda, più estrema, profondissima quiete. E questo è molto interessante, la ricerca di tre modi per declinare questo tentativo di rappresentare l'infinito attraverso lo spazio. No, e gli interminati spazi, sovrumani silenzi, profondissima quiete. Questa è la finzione che il poeta fa sedendo e mirando, cioè andando col pensiero oltre il limite della siepe, ma portando questo limite dentro di sé, cioè conoscendo la propria, il limite nella interiorità. Ebbene, questa operazione, questo tentativo di rappresentare l'infinito nel pensiero non è possibile, perché il poeta avverte, no, uno spaurimento, ove per poco il cor non si spaura. Ecco che il pensiero non riesce a contenere dentro di sé, nella sua immaginazione, non riesce a contenere l'eccesso della rappresentazione dell'infinito, perché l'infinito non lo posso che rappresentare per eccesso, per estremo. Quindi interminati spazi, sovrumani silenzi, profondissima quiete non stanno dentro questo pensiero. Appena provo a metterli, a immaginarli, eccomi, c'è lo spaurimento, quasi c'è una perdita dei sensi. No, c'è una impressione di smarrimento della conoscenza stessa. Quindi, prima esperienza, no, di questa rappresentazione è una sorta di piccolo naufragio che anticipa il naufragio che ci sarà dopo. Ove per poco il cor non si spaura. Ma a questo punto c'è un altro tentativo. I sensi sono scossi, no, in questo momento, in questo stare, no, del soggetto davanti alla rappresentazione che si sta rivelando impossibile dell'infinito, c'è come uno scuotimento, c'è il vento, c'è un suono, il suono del vento, che scuote i sensi e fa ripartire come l'immaginazione, fa ripartire questa rappresentazione, questa possibilità di rappresentare. Proviamo a rappresentarlo ancora in un altro modo, no, l'infinito, come se il poeta dicesse, provo ancora, perché sento il vento che mi porta una conoscenza prossima. Che cosa? No, è come il vento, odo stormir tra queste piante. Ecco, i sensi sono svegli, c'è l'ascolto del vento che stormisce nelle piante. Questo suono così prossimo, no, questo suono così forte, così sensibile, a un certo punto scuote il poeta che sta, il poeta, il soggetto, diciamo, perché poi siamo noi, no, invitati a sostituire l'io del poeta, è il lettore che sta al posto di questo io. La poesia è sempre uno l'io poetico e una dislocazione verso l'io del lettore. Ebbene, il poeta e il lettore cerca di ripartire in questa nuova rappresentazione dell'infinito attraverso l'ascolto del vento. E come il vento odo stormir tra queste piante, io, quello infinito silenzio, a questa voce vo comparando. E mi sonvien l'eterno.
e le morte stagioni, è la presente, è viva, è il son di lei. Ecco, fermiamoci qui. Questa rappresentazione a un certo punto tenta di comparare la voce del vento nelle piante con l'infinito silenzio, quel silenzio di prima, no? Prova a comparare, no? L'eterno, cioè cos'è la fine del tempo? La fine del tempo è l'eterno, la fine è l'eterno è l'infinito dal punto di vista della temporalità, no, è un infinito temporale. E come il silenzio nel suo assoluto è l'infinito, diciamo, della parola, è la parola che è consumata al punto tale che non c'è più, e però c'è la possibilità infinita della parola. Dunque, è una poesia che sta toccando le corde estreme del pensiero, no? E quindi la comparazione che si pone è tra queste piante, questo suono e l'infinito silenzio, tra le morte stagioni, il tempo che è passato, nominato in questo le morte stagioni, dicendo stagione fa sentire il passaggio del tempo, le morte stagioni e la presente viva, però c'è la stagione presente, è presente attraverso il suono del vento nelle piante, le morte stagioni e la presente viva è il suon di lei. Qui c'è qualcosa di molto forte, il poeta sta sentendo il rumore, il suono, la presenza forte della stagione, no? Che è lì davanti a lui. Questa stagione così forte, così sensibile, così percussiva nella sua mente e nel suo pensiero, non può essere comparata con ciò che non c'è più, con l'infinito, con l'eterno, con il silenzio, con la morte delle stagioni. Cioè non c'è relazione, perché quando provo a mettere insieme quel che non c'è, quel che c'è, quello che è assente, quel che è presente, quello che non ha suono e quello che ha suono, non riesco a tenere insieme questi due mondi, perché uno è l'assenza, l'altro è la presenza. E allora cosa accade? No? Accade che il poeta avverte una perdita della possibilità che il pensiero riesca a dire l'infinito, a comprendere, prendere dentro di sé, comprendere l'infinito. No? In questa immensità s'annega il pensier mio, ecco il pensiero, no? Io nel pensier mi fingo. Vedete, l'infinito è una poesia, sono 15 versi, ma pienissimi di mi, di questo io, mi, eccetera, no? È impressionante, no? E questa presenza, proprio in una poesia che vuole abolire l'io, perché davanti all'infinito c'è questa presenza, e vedremo subito dopo. In questa immensità s'annega il pensiero mio, s'annega, cioè si nega come pensiero, si perde come pensiero, nega se stesso in quanto pensiero, annega, sprofonda, no? In quanto pensiero. Quindi il pensiero non può dire l'infinito, il pensiero non può rappresentare l'infinito, s'annega il pensiero mio, e il naufragarmi dolce in questo mare, e il naufragarmi dolce in questo mare. L'ultimo verso sopravviene alla poesia che è già compiuta, no? Con pensiero mio, in questa immensità s'annega il pensiero mio, no, è già concluso. E invece il poeta aggiunge un verso. No. E mi hanno chiesto, l'ultima volta che ho commentato un po' questi versi, è stato poco tempo fa, a Mantova, alla Festa della Letteratura, in Piazza Sordello, ho fatto una lettura dell'infinito, dall'autografo dell'infinito, e dopo... nelle domande molti mi chiedevano come mai aggiunto un ultimo verso, perché aggiunto un ultimo verso, se erano già 14 versi che potevano figurare come un sonetto,
classico sonetto della tradizione italiana, e c'è un verso aggiunto perché tutto è già accaduto. Ebbene, questo verso è aggiunto perché il poeta vuole dire qualcosa di molto importante che non è detto prima, e cioè questo naufragio del pensiero, questo riconoscimento della impossibilità di rappresentare il pensiero, sia di rappresentare nel pensiero l'infinito, sia spaziale sia temporale, questa impossibilità e questo naufragio comporta qualcosa di molto importante, comporta quel dolce, me dolce, comporta quel senso di dolcezza che sembrerebbe contraddittorio, no? In un momento in cui perdo quasi verifico che non posso rappresentare l'infinito, in cui verifico che il pensiero fa naufragio, che il pensiero è impotente a dire l'infinito, in quel momento provo una dolcezza. E naufragar m'è dolce in questo mare. Questo verso è bellissimo perché è un verso che riprende il mi fu del primo verso, mi fu m'è dolce. Guardate, nel cuore del primo verso c'è mi fu, sempre caro mi fu quest'ermo colle. E naufragar me dolce in questo mare. Mi fu me dolce. È come un arco, no? Che si tende dal cuore del primo verso al cuore dell'ultimo verso. Mi fu me dolce. C'è questo mi, questa appartenenza, questo corpo, questa corporeità. L'infinito è una poesia della corporeità. Volendo dire l'infinito, il poeta ritrova, riscopre il corpo. Il sentimento di una dolcezza che avviene proprio... di cui si fa esperienza sensibile, perché è la dolcezza che si prova nel mettere in azione tutti i sensi davanti al grande azzardo, quello di rappresentare l'infinito. E questa, in questo naufragio, in questo riconoscimento che il pensiero non ce la fa, c'è come un senso di dolcezza, perché si riconosce che il pensiero ha un limite, c'è la scoperta del limite, la percezione quasi visiva del limite. Il nostro pensiero ha un limite, non può rappresentare l'infinito. La lingua stessa poetica ha un limite, non può rappresentare l'infinito, non può prenderlo. E questo mi dà una dolcezza perché mi fa sentire che c'è qualcosa nell'uomo che è al di là della ragione, c'è qualcosa del corpo che la ragione non può dire, ma in questo qualcosa c'è un senso di dolcezza, c'è una percezione di un sé nascosto, profondo, che affiora, e quel me dolce è quasi una zattera che sopravviene nel naufragio. Poi il me dolce della poesia leopardiana stesso, della sera di festa, torna spesso, è il me dolce della tradizione poetica petrarchesca, c'è tutta una tradizione da Petrarca a Tasso che si rifà a questa dosor, la dolcezza della poesia provenzale e trovadorica. Quindi il poeta è consapevole che sta usando una parola forte nel cuore dell'ultimo verso, questo me dolce, il mi che corrisponde al mi. Ecco, il corpo rinasce, il poeta ritrova se stesso, ritrova il corpo nel momento in cui c'è il naufragio del pensiero. E quindi l'infinito è una poesia del mi, è una poesia della interiorità, un mi non come soggetto che si pone nella consapevolezza del possedere. Io posseggo, io comprendo, io faccio, io dico. No, è un riconoscimento di un io che si ritrova nella interiorità, nello sguardo interiore, in un possesso di sé che è quello della conoscenza interiore, non dell'avere, ma dell'essere. E questo è molto importante. Capite che un giovane di 21 anni ci dice queste cose che, alle quali possiamo riflettere ancora oggi. Ecco, questo è un momento della poesia leopardiana. Io concludo rapidamente dicendo qualcosa brevemente sull'elogio degli uccelli, perché ho proposto di collegare l'infinito con l'elogio degli uccelli, con una delle operette. Perché siamo nel discorso poetico. Leopardi è poeta anche nelle operette morali, e le operette morali sono un libro straordinario, è un libro bellissimo che vi invito a leggere, a rileggere, eccetera, perché è un libro ricco di registri, di toni diversi, eccetera.
proprio l'altro giorno a Siena, nella biblioteca comunale, si è inaugurata una mostra su Italo Calvino a 30 anni dalla morte, con varie lettere, prime edizioni, articoli, eccetera. E mi hanno chiesto il coordinatore di questa mostra, Luca Baranelli, che era anche un amico di Calvino, che ha lavorato con Calvino alle Einaudi e che aveva tanti materiali, mi ha chiesto anche di esporre una lettera che io avevo di Italo Calvino, nella quale Calvino, dopo che io avevo fatto una lunga recensione di Palomar, quando era uscito il libro Palomar nell'83, avevo scritto sul manifesto, sul quotidiano Il Manifesto, un articolo su un Palomar. Calvino mi aveva risposto perché gli era piaciuto questo articolo, eccetera, e poi mi finisce la lettera dicendomi una cosa che è così molto, ve la dico solo per questo, perché è una specie di testamento, perché poi era sul finire della sua attività di scrittore quasi, no? E dunque mi dice che dalle operette, no? Mi ringraziava anche per i riferimenti che facevo all'Elogio degli Uccelli, per l'appunto, Palomar e altre operette morali, e mi dice, mi ringraziava per questi riferimenti perché le operette morali sono il libro da cui deriva tutto quello che scrivo. È una frase di Calvino, che adesso è citata qualche volta come esempio del rapporto di Calvino con Leopardi. Ecco, dalle operette morali deriva tutto quello che scrivo. E noi possiamo trovare nella scrittura di Calvino, come tanti altri scrittori del Novecento italiano, no? Troviamo la scrittura delle operette morali. Le operette morali sono un libro che agisce nel Novecento, lavora nel Novecento italiano, moltissimi narratori passano dalle operette morali. Questo sarebbe un discorso molto interessante. Le operette morali e il Novecento. E dunque l'Elogio degli Uccelli è un'operetta che all'interno delle operette, dove sono cose straordinarie, no? Pensate al Cantico del Gallo Silvestre, al Dialogo della Natura di un Islandese, a Federico Ruysch e le Mummie, eccetera, e sono una più bella delle altre le operette, e l'Elogio degli Uccelli ci porta il discorso sul poetico, cioè gli uccelli sono le creature alate, sono immagini della poesia. Quelle figurazioni che avete sentito sugli uccelli, la vista dall'alto, la gioia, il movimento, l'allegrezza, la letizia, no? Che è una figura che viene dalla poesia italiana, ma anche dalla tradizione della poesia creaturale francescana, no? La letizia. Ecco, questa letizia e tutti questi elementi sono elementi che definiscono il poetico. E quando Leopardi dice, paragona il canto degli uccelli al riso dell'uomo, dice che il riso dell'uomo è la sola cosa che ci resta, nella civilizzazione sopravvenuta, che ci lega al canto. E ci lega, dice, a una intermissione, per dir così, della vita, cioè della vita infelice. Nel riso l'uomo manifesta una sospensione, no? Dalla pesantezza, no? Cerca nel riso, c'è una leggerezza, un'esperienza dell'alterità, dello sguardo dall'altro. Per questo il riso è come il canto degli uccelli. Nel riso si manifesta come un desiderio dell'uomo di essere, di avere dei sensi liberi, liberati dal torpore in cui la civiltà ha messo i sensi, che sono intorpiditi, sono atrofizzati. Ecco, gli uccelli hanno i sensi liberi. Il movimento, la vista dall'alto, il canto, la letizia. Mentre i sensi dell'uomo sono come imprigionati in un corpo che li ha sempre più costretti, no? E allora l'elogio degli uccelli è l'elogio dell'alterità, cioè di questo luogo altro da cui guardare il mondo, di questo desiderio che il corpo ritrovi una sua libertà dei sensi. E la centralità del desiderio, questo è un tema importante, Leopardi, il desiderio è costante, il desiderio nasce e muore con l'uomo, dice Leopardi a un certo punto, è come il respiro, nasce e muore con l'uomo. Quindi il desiderio, i sensi, liberarsi dal torpore dei sensi, dall'atrofia
dei sensi indotta dalla civiltà, ritrovare la vita dei sensi, no? La interiorità dei sensi. Sant'Agostino nelle Confessioni parlava dei sensi interiori, cioè ogni senso ha il suo elemento interiore, l'orecchio interiore, l'occhio interiore, no? Il tatto interiore, eccetera. Ecco, questo era già un discorso da cui cominciava la interiorità. Questo è molto importante anche per Leopardi, che va messo Leopardi in questa linea di grandi pensatori, poeti e pensatori che hanno unificato, diciamo, il discorso poetico con il discorso filosofico, no? Per questo io dicevo pensiero poetante, perché Leopardi il pensare è nella poesia e la poesia è pensiero, e non possiamo separare la poesia dal pensiero. E finisco parlando del riso e del sorriso, no? Ho proposto questo titolo a questo intrattenimento di questa sera, Leopardi e il sorriso della poesia. Il sorriso della poesia è l'alterità, è lo sguardo dall'alto, è il desiderio messo al centro, è la percezione del corpo e dei sensi nel loro essere vivi, non intorpiditi. Ma Leopardi parla proprio del sorriso, il rapporto con la poesia, in un passo dello Zibaldone nel 28, quando a un certo punto dice, riferendosi a una lettura che stava facendo a Lorenz Sterne, al viaggio sentimentale di Sterne, anzi alla lettera dedicatoria di Sterne, di questo narratore inglese, no? Un grande narratore inglese, e a un certo punto dice quello che Sterne dice del sorriso possiamo dirlo della poesia. E dice Leopardi, la poesia come il sorriso aggiunge un filo alla tela brevissima della nostra vita. La poesia come il sorriso aggiunge un filo alla tela brevissima della nostra vita. Grazie.